Qua, oggi invece che dire buonasera come siamo abituati, dico buongiorno perché il carissimo amico Diego era disponibile oggi pomeriggio alle 16 anziché questa sera alle 21 come al solito, ma la sua presenza è talmente preziosa per me che ho deciso, ho detto va bene alle 16. Quindi intanto grazie Diego per aver accettato il mio invito. Grazie a te Angela per il pensiero, anche grazie per la disponibilità sull'orario che è dettato dalle esigenze comunitarie. Un saluto anche a tutti quelli che seguiranno poi questa trasmissione in diretta o in differita. Ecco, sì, infatti poi ho pensato tanto rimane la differita, le persone lo sanno, andranno sicuramente a vederla, quindi assolutamente non c'è problema. E dunque, caro Diego, io anzi, prima di tutto invito gli amici che ci seguono di attivare le notifiche e condividere questa diretta. E desidero iniziare appunto questo momento di riflessione tra me e Diego, ma da, come dire, donare a chi ci ascolta, desidero iniziare appunto con un ricordo, un caro ricordo che ogni volta che ti vedo e ne parlo pubblicamente, io devo ricordarla questa cosa perché è stato un regalo talmente grande che mi hai fatto che voglio iniziare di nuovo con questo ricordo come ho già fatto altre volte. Perché voglio dire agli amici che ci ascoltano, caro Diego, che io e te non ci conoscevamo. E io dovevo fare un incontro di preghiera a Torino con la veggente Maria al Palavela e così senza andare per le lunghe mi sono ritrovata senza gli ospiti e io ti conoscevo di nome e mi sono permessa di invitarti a partecipare. Non dimenticherò veramente mai con quale entusiasmo, gioia, seppur tu non mi conoscessi, non solo hai aderito al mio invito, ma veramente è stata fondamentale la tua presenza. Ecco, quindi mi fa sempre molto piacere quando sei mio ospite ricordare questo immenso dono che mi hai fatto e ti ringrazio. Io ti ringrazio per questa memoria che a me permette di mettere ogni volta a fuoco la gratitudine che devo avere nei confronti del Signore, perché come tu sai, io vengo da una storia di insegnante, di editor, PM Mondadori e tutto avrei pensato tranne che cominciare ormai una dozzina di anni fa a girare l'Italia per fare incontri, catechesi, per cui quanto tu dici lo posso ridire anch'io nei tuoi confronti, perché ogni invito, ogni richiesta è stata un po' la conferma di quella che io ho percepito come una chiamata, cioè il dono grande che è stato fatto a me di incontrare la realtà della maternità di Maria attraverso Medjugorje, non potevo tenerlo solo per me, andava condiviso. E quindi ti dico davvero grazie perché anche tramite il tuo invito ho avuto questa conferma per questa bella avventura che continua poi ancora fino ad oggi. E grazie a Dio di tutto questo, Certo. di questa grande avventura meravigliosa che ci riempie il cuore, ma che tu veramente sei un ospite veramente credibile, non solo per la capacità che hai di esporre gli argomenti, ma anche per la credibilità che il tuo percorso di vita e di fede. Detto questo e tornando all'argomento odierno, io ho voluto dare un titolo e a te è piaciuto e quindi non è poca roba, nel senso aver pensato un titolo che ti abbia entusiasmato, ecco, che è quello di voler approfondire i messaggi della Madonna, ma alla luce di quello che sono nella realtà, cioè un suo modo per portarci a Gesù. Questo perché? Perché io sono una consacrata monfortana, no? E mi ha molto colpito una delle prime volte che sono andata a questo percorso, che il sacerdote ha detto effettivamente che molte persone temono che venerare in maniera, tra virgolette, eccessiva la Madonna sia un po' togliere un qualcosa a Gesù. Mentre il Monfort ci insegna che Maria ci porta sempre a Gesù, in quanto prima ce lo ha donato all'umanità tramite proprio il suo ventre, in modo carnale, ora ci conduce a lui sul cammino della salvezza. Quindi è sempre lei che fa da tramite, prima nel donarcelo e poi nel farcelo rincontrare. E soprattutto oggi, con i gravi pericoli che l'umanità sta attraversando, penso che sia un argomento veramente di attualità e che tu potrai approfondire in maniera veramente chiara e semplice. Il punto di partenza che hai toccato è esattamente quello che avrei scelto io per
introdurre l'argomento. Questo a conferma di come ci sia, ecco, piena sintonia sul titolo che hai scelto e sull'argomento da presentare a tutti i nostri amici. E il punto di partenza più opportuno è quello della consacrazione che il Monforte presenta nel suo Trattato della vera devozione a Maria, perché andando proprio alle fonti dell'autentica devozione mariana, troviamo un innamorato di Maria, come è stato San Luigi Maria Grignon de Montfort, peraltro un sacerdote dalla vita breve, molto intensa, capace di far innamorare decine di migliaia di persone di questa devozione che ha il suo cuore in una necessità che non guarda anzitutto a Maria, ma a Gesù. La bellezza di questa devozione è che la si può definire necessaria perché incentra il suo valore sul rapporto tra il fedele e Gesù, che è il Salvatore e il Redentore dell'umanità. E poiché è necessario un rapporto personale col Signore perché questa salvezza sia accolta e vissuta da ogni persona, ecco che Maria come mediatrice diventa il perno di una relazione più sicura, più rapida, più vera, più feconda, come dice il Monfort. E io aggiungo anche, guardando a qualche anno dopo, perché il Trattato della vera devozione è scritto nel 1712, poi rimane di fatto misteriosamente sepolto per circa 130 anni ed esce nel pieno delle apparizioni mariane moderne, in particolare tra La Salette, Rue du Bac a Parigi, Lourdes nel 1842. E possiamo dire che c'è un legame non soltanto cronologico tra questa bellissima opera che è il Trattato del Montfort e le apparizioni della metà dell'Ottocento in Francia, ma anche a livello di senso teologico, perché in tutte le apparizioni mariane moderne, quindi dalla Medaglia Miracolosa, Rue du Bac, 1830, fino ai giorni nostri, la Madonna ha svolto sempre solo un compito: indicare la strada più sicura per giungere a suo figlio. Lo fa presentandosi come l'Immacolata, lo fa svelando in anticipo i piani del demonio e, soprattutto in questi ultimi tempi, insistendo sul fatto che è come giunto il momento di un estremo appello per la conversione. E si capisce che il suo compito non è di essere protagonista. Quante volte, Angela, abbiamo discusso anche sul dolore che proviamo, perché essendo sinceramente innamorati di Maria e coinvolti in quella grande avventura che sono le sue apparizioni a Medjugorje, evidentemente si prova dolore quando si vedono persone fedeli, laici, consacrati che sono così scettici o a volte in modo anche temerario, quasi sprezzanti nei confronti di questo fenomeno, dicendo la Madonna è talmente protagonista che non può essere vero. Perché c'è dispiacere? Perché soltanto chi non legge i messaggi di Medjugorje può esprimere un giudizio così superficiale. Oltre 1200 messaggi pubblici in circa 42 anni di apparizioni, e che cosa vediamo? Che il leitmotiv, il filo rosso che lega tutti questi messaggi, come ben sai, è che la Madonna vuole anzitutto portarci a suo figlio. Io posso citare in particolare un messaggio, ma uno tra i tanti, è il 2 maggio 2005. La Madonna dice a Medjugorje chiaramente: cari figli, sono con voi per portarvi tutti a mio figlio. Voglio portarvi tutti alla salvezza, seguitemi, perché solo così troverete la vera pace e la vera salvezza. E questa mi sembra la miglior risposta a chi abbia ancora dei dubbi. Il senso complessivo di questo grande fenomeno mariano, che sono le apparizioni di Medjugorje, è che la Madonna vuole portarci a suo figlio, ci offre la via per la vera pace, la via per la salvezza. Ecco, proprio per quello che stai dicendo, caro Diego, ho proprio pensato di approfondire questo tema con te perché ti considero un profondo conoscitore e per certi versi uno studioso dei messaggi di Medjugorje e quindi sei proprio, ci saprai veramente condurre nel capire l'importanza di questi messaggi oggi. Personalmente io i messaggi di Medjugorje li vivo come una luce in queste tenebre che guida nella verità un popolo smarrito e confuso dalle menzogne del male. Tu prima hai parlato di un messaggio della Madonna, ce lo hai ricordato, e a me viene in mente ad esempio quando lei ci dice attraverso i suoi messaggi che stiamo cercando di creare un mondo senza Dio, ma che ci stiamo andando veramente in un burrone, detto a parole mie, adesso non viene esattamente il messaggio come l'ha detto lei, ma il concetto è quello.
E quindi quello che io trovo in questi messaggi è che dal peccato originale Dio richiama la salvezza e oggi più che mai tramite sua madre, ma il tentatore che fa sempre il suo lavoro tenta attraverso menzogne ed insinuazioni, esattamente come aveva fatto con Eva e Adamo, non Adamo ed Eva, perché Eva ha iniziato a cadere nel tranello, no? Quindi sta a noi, nella nostra libera scelta, chi seguire, anche perché qui si gioca la nostra salvezza o perdizione eterna. Mi colpisce questo tuo riferimento al mondo senza Dio, era il messaggio del 25 gennaio 1997, perché in realtà l'attualità e direi il valore profetico di questo messaggio si vede ricollegandosi a un messaggio molto più recente, quello dello scorso 25 gennaio, quando la Madonna ha detto chiaramente: pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi ci ha svelato, come già tu hai messo bene in evidenza, come non si tratta semplicemente di fare i conti con le proprie fragilità. C'è un tentatore che tenta di portare l'uomo al male, sapendo che senza il consenso della persona non può fare nulla. La Madonna ci esorta alla preghiera, al digiuno, però poi aggiunge in questo messaggio così recente: il futuro è al bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. L'umanità va verso la perdizione. Allora, attenzione, a me ha sempre colpito quel messaggio del 1997, no? Perché mi dicevo: ma gioca con così tanto anticipo la Madonna parlando del futuro? O è qualcosa di così prossimo? Adesso che mi sento parlare del bivio che ormai è di fronte a noi, dell'umanità che va verso la perdizione, perché l'uomo rifiuta Dio, io capisco che la generazione odierna è figlia di quella generazione a cui 25-30 anni fa la Madonna diceva: fate attenzione, perché voi state costruendo un mondo senza Dio. Qui è proprio una questione, mi viene da dire, anche educativa, riguarda la cristianità. Abbiamo un mondo senza Dio perché quelli che allora erano giovani, in procinto di formare famiglie, diventare genitori, hanno abbandonato la fede e i figli sono quelli che oggi di Dio non sanno più nulla. In questo contesto, la Madonna ci ricordava in questo messaggio così recente che lei vuole completare quanto ha iniziato a Fatima e a Međugorje. Noi sappiamo che a Fatima e Međugorje la promessa grande che viene fatta è il trionfo del cuore immacolato di Maria e il tempo della pace. Questo è l'orizzonte di speranza in cui inserire quella crisi di fede che sta assumendo i contorni di apostasia globale di cui tu hai appena parlato. E a proposito sempre di questo, a me stupisce molto, tu prima hai detto che si soffre quando appunto le persone non capiscono nella maniera corretta quello che tutti dovremmo capire. Io invece, oltre a questo, mi faccio una domanda. Il timore di Gesù e Maria non è quello della nostra morte carnale, bensì per la nostra morte spirituale. A loro non interessa, io penso sempre, se moriamo di guerra piuttosto che di Covid, piuttosto che di malattia, piuttosto che di morte improvvisa, anzi quella forse è un po' più temuta perché se si muore di morte improvvisa magari no, non siamo preparati, ma se loro lo permettono si spera che ci colgano nel momento più opportuno, anche se di morte improvvisa si tratta. E quello che mi stupisce molto è nell'attesa dei segreti. Oppure anche nella ricerca spasmodica di tutte le apparizioni presunte, attuali, e non soffermarsi su questa veramente enorme quantità di messaggi già che ci sono dati, c'è sempre un po' questa rincorsa della news dell'ultimo messaggio, ma la vedo sempre vissuta in generale in chiave di oddio, cosa ci succederà, ma in forma morte fisica, quando in realtà, secondo me, i messaggi di Medjugorje e comunque tutti i messaggi che ci arrivano dal cielo, da Dio, sono sempre in realtà in funzione della nostra salvezza eterna, quindi della nostra anima. Tu, in merito a questo pensiero, che cosa ci puoi dire?
Guarda, mi sono venuti in mente due messaggi mentre parlavi. Uno, Vedi che sei un profondo conoscitore dei messaggi. no, mi viene in mente, ma sai, nei primi anni, no, poi lo sai meglio di me, i veggenti partecipavano alle apparizioni contorniati dai fedeli che spesso rivolgevano loro, le domande anche più personali, più quotidiane, no? E capitava che qualche genitore chiedesse alla Madonna preghiere, intercessioni o consigli su cosa fare per il figlio malato. O per vincere delle malattie particolarmente gravi. E in un messaggio in particolare la Madonna dice: molte persone vengono qui a Medjugorje per chiedere la guarigione fisica e non si preoccupano della salute spirituale. Dovrebbero prima purificarsi, che vuol dire andare a confessarsi, magari dopo tanti anni anche di peccati, e poi potranno implorare la guarigione. Mi ha sempre colpito questa parola, implorare la guarigione. Cioè la Madonna non ti dice soltanto le priorità, prima mettiti in grazia di Dio e poi chiedi le grazie che più ti stanno a cuore, ma ti dice anche, guarda che una volta che sei in grazia di Dio, tu la guarigione fisica per te o per i tuoi cari puoi chiederla, ma non è detto che la otterrai. E questa cosa che scandalizza l'uomo della strada, e spesso è il pretesto per protestare contro le presunte ingiustizie che Dio opererebbe nei nostri confronti, dice invece che si smarrisce l'identità dell'uomo, che non è nato dalla terra per vivere sulla terra e finire sottoterra, ma è un cittadino del cielo. Quante volte la Madonna ci dice: ricordatevi che siete come il fiorellino di primavera che secca in una giornata, ricordatevi che la vostra vita è passeggera. In un messaggio usa anche un tono un po' duro, no? Chi siete voi che finirete sottoterra? Ma si riferisce alla nostra vita corporea e fisica che a volte ci porta a dimenticare che siamo fatti per il cielo. Sai bene che abbiamo attraversato un periodo difficilissimo, Angela, in questi 3 anni a causa della pandemia, ma oltre a tutto quello che di drammatico, di tremendo ha portato questa situazione, io ho visto anche circolare ancora con più forza idee pericolose per l'uomo di ogni tempo. Una su tutte, che la salute del corpo è la cosa più importante, dimenticandosi che la salvezza dell'anima, poiché ha un valore eterno, vale più di tutto. Ma in fondo pensiamo i grandi santi, sono quelli che hanno a volte affrontato le malattie dedicando tutte le sofferenze a Gesù. Pensa alla beata Chiara Luce Badano, che è anche la patrona della piccola comunità che seguo, sono molto legato perché sapere di morire a 17 anni e dire sì Gesù, se lo vuoi tu lo voglio anch'io, è proprio soltanto di chi sa che la vita eterna vale più della vita fisica. Ma pensa a tutti i martiri a cui noi siamo devoti, i grandi monumenti che abbiamo elevato in tutta la cristianità per quei santi che hanno saputo scegliere la vita vera. Ricordo sempre Sant'Ignazio di Antiochia quando si andava appressando al martirio, no? A Roma. Sarebbe stato divorato dalle belve e diceva già in anticipo ai suoi amici e fedeli: mi raccomando, se volete che io viva davvero, lasciate che io muoia. Non permettete che io viva, magari portandomi via da questa fine, no, di martire già scritta, perché sarebbe per me la morte. E qui è chiaro che Gesù ti dice che chi vuole conservare la vita la perde, chi sarà capace di perderla la conserverà per sempre. Poi c'è la prospettiva della salvezza. È vero che c'è tanta curiosità. Io confesso che almeno una volta a settimana mi dicono: mai visto questo messaggio, quest'altro? Allora, su tutte le altre presunte apparizioni io ho due posizioni. In alcuni casi quella attendista. Dico: guarda, non ho abbastanza elementi e ti dico la verità, io mi fido della Regina della Pace, leggo i messaggi di Medjugorje, leggo tutto quello che c'era prima, Fatima, Lourdes, sono ben contento, non ho forse neanche le competenze, i mezzi per approfondire, no, tutte le altre presunte apparizioni. Su altre sono invece estremamente negativo perché mi fido del giudizio autorevole di teologi, di sacerdoti, esorcisti che dicono: con questo tenore di messaggi, che cosa vedo di mio? Che quando si parla di profezie o di segreti, la Madonna non usa mai un solo termine che possa essere terrorismo psicologico. Cioè, ma con un realismo grande, perché ad esempio arriva al punto in cui dice 15 febbraio 1983, il mondo oggi vive in mezzo a forti tensioni e cammina sull'orlo di una catastrofe. Ma questa parola è una parola di verità talmente ovvia, a metà degli anni Ottanta la poteva intuire chiunque questa verità. Si era nel pieno della guerra fredda, si rischiava lo scontro tra USA e URSS. Dire che il mondo rischia l'autodistruzione non è fare terrorismo psicologico, è dire una verità.
ma bisogna completarla la verità, e la Madonna dice: il mondo potrà essere salvato soltanto ritornando a Dio. Allora, se noi dimentichiamo la parte di speranza, che è anche di cammino e di lavoro e di conversione da fare, rischiamo di perderci. E a chi mi dice, però quante volte sentiamo parlare dei segreti, in realtà se la Madonna ha detto convertitevi dovrebbe essere sufficiente. No, perché il fatto stesso che i segreti verranno rivelati 3 giorni prima, che cosa dice? Che come una buona madre, la Madonna ai figli sta dicendo: fate attenzione, perché io vi presento prima le conseguenze a cui rischiate di andare incontro. Ti ricordi in quelli che sono i 3 segreti di Fatima, o le 3 parti del grande segreto di Fatima? La Madonna ha detto chiaramente cosa sarebbe accaduto se non si fossero convertiti. Allora, insistere sul fatto che ci sono avvenimenti drammatici, difficili, ma soprattutto una crisi della fede senza precedenti davanti a noi, è qualcosa non soltanto di salutare, perché stimola la conversione. È un po' come dire: i padri di una volta insistevano anzitutto sul pericolo dell'inferno e poi sulla bellezza del paradiso. Anche Dante comincia con l'inferno, e guarda caso tutti gli studenti non è che si innamorano del paradiso, ma dell'inferno dantesco, perché capiscono che c'è qualcosa di importante in gioco. La pedagogia mariana è quella. A Fatima, qual è la prima parte del segreto? Non sono verità teologiche di cui la Madonna parla, ha mostrato l'inferno. Perché la Madonna e i 3 pastorelli, prima di far vedere il paradiso, mostra l'inferno? E l'ha fatto anche con i veggenti di Međugorje. Perché? Perché la sua pedagogia, da buona madre, di dire: prima devo dirti il rischio a cui vai incontro, perché almeno questo sarà un deterrente a che tu non ti perda e non abbandoni Dio. Ecco perché credo che sia fondamentale essere cattolici e non protestanti, perché i protestanti sono out, o una cosa o l'altra. Il cattolico invece è quello del et, già e non ancora. Parliamo delle profezie, parliamo dei segreti, ma o lo facciamo con la certezza che Cristo ha vinto, la Madonna trionferà e porta un messaggio di speranza, o io credo che facciamo il gioco del nemico, limitandoci a seminare della paura e dell'angoscia, diventando, come dice la Regina della Pace in un altro messaggio del 1983, quei falsi profeti di sventura che nulla hanno a che fare con i suoi messaggi. Ma a proposito di questo terrorismo psicologico, che ben conosco da altre fonti che non è Međugorje, io presumo che chi vuole utilizzare questo strumento lo faccia per obbligare le persone a una scelta di fede, mentre Dio ci lascia liberi e Dio ci chiama per amore, non per timore. E quindi io penso assolutamente tutto quello che hai detto, che insomma è proprio il mio pensiero. Poi, tornando, mi hai rubato un attimino un'idea su Chiara Luce Badano, se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io, l'avrei detto, mi hai solo anticipata. Questo fa sì che ci deve far riflettere sul fatto che è vero che noi preghiamo, e anzi dobbiamo essere assolutamente certi che Gesù e Maria ascoltano le preghiere di ognuno di noi esattamente come le preghiere delle genti, perché molto spesso si pensa che andare dal veggente a chiedere di affidare alla Madonna la propria intenzione, quella intenzione sia più ascoltata, quando sono i veggenti stessi a dire no, ascoltano esattamente le intenzioni di tutti allo stesso modo. Noi siamo solo degli strumenti che facciamo da tramite, da cielo e terra. Maria ha detto un sacco di volte: mi sento un tubo, no? Dove attraverso me passano le parole della Madonna. E secondo me questo deve far riflettere su chi, hai anche detto tu prima, giustamente, si prega per chiedere delle grazie. Ecco, quando queste grazie non vengono concesse, dobbiamo comunque essere certi di 2 cose. O che i tempi di Dio non sono i nostri tempi, quindi arriverà la soluzione al nostro problema, non magari come lo chiediamo noi, ma come lo pensa Dio, ma che in ogni caso, proprio in virtù del fatto, se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io, perché qualsiasi sia la scelta di Dio, è la miglior scelta per noi. E lo dimostra il fatto della grande sofferenza di tutti questi anni della veggente Visca, vissuta con estrema gioia, con estremo amore, che per sua bocca sappiamo è servita, serve alla salvezza di tantissime anime. Quindi veramente dobbiamo spostare il centro dall'io. Questa frase è un po' diventata comune perché è nel cammino della fede, ma è totalmente vera. Dobbiamo spostare l'attenzione dal nostro io, ma ricondurlo veramente a Dio. E quindi ecco,
Cosa ne pensi? Riferimento, guarda, fai un bel riferimento all'essere ascoltati, anzitutto perché ci si rivolge a Maria e non perché si passa attraverso un veggente. Mi fa venire in mente un aneddoto che ha contribuito molto a inclinarmi verso la credibilità di Medjugorje. Erano i primi anni che frequentavo Medjugorje, era il 2005, e Ivan viene a Milano per alcuni giorni per fare alcune presenze a un incontro di preghiera nazionale molto importante. E allora mi viene chiesto se posso dare una mano per fare da traduttore per l'italiano e l'inglese. E dico volentieri, no? In maniera molto libera, e facciamo il fine settimana insieme. Esperienza molto intensa, molto toccante. Il lunedì era il giorno libero e dice: ma se stiamo insieme, stiamo un po' a Milano, no? Ed era però anche il mio compleanno, era il 3 aprile. Allora ho detto: guarda, fammi un regalo, visto che è il mio compleanno. Andiamo dalle mie parti, che stiamo nel Monferrato, stiamo in città, stiamo un po' insieme, tranquilli, no? Magari facciamo poi la preghiera insieme verso il pomeriggio, perché mi sarebbe piaciuto vivere con lui il momento dell'apparizione. Tu sai che Ivan è molto timido, molto restio a fare incontri. Io ho detto: ma senti, stiamo a casa di una famiglia di amici. Non invitiamo nessuno, siamo 5-6 di noi, va bene. Abbiamo vissuto il momento dell'apparizione, 5-6 amici con un sacerdote, e la cosa bella è che alla fine dell'apparizione Ivan ha detto questo: la Madonna è stata presente, ma ricordatevi, non dovete venire a Medjugorje perché la Madonna sia presente. Ogni volta che questa famiglia pregherà il rosario con fede in questa casa, la Madonna sarà presente. E questa cosa mi ha colpito perché ho detto: ma certo che se uno volesse giocare sulla cosa e dire: guardate che se venite a Medjugorje il rosario funziona meglio, avrebbe gioco facile. E invece è come dire: guardate che io sono semplicemente uno strumento che la Madonna sta usando adesso, vi affido delle parole che vengono dal cielo, ma non pensate di non poter essere ascoltati o accompagnati da Maria perché non siete dei veggenti. Questa cosa è importante perché ti dice quanto quello che conta è il rapporto personale con Maria. Al punto che poi arrivi a capire che a Medjugorje è necessario andarci solo se tu sei chiamato. La cosa più importante è vivere i messaggi di Maria. Quante persone malate o per mille altri motivi non potranno mai andare a Medjugorje, ma sono a Medjugorje più di me quando vivono in pienezza i messaggi che la Regina della Pace ci affida. E aggiungo poi ancora un punto, perché hai detto giustamente, a volte il Signore sembra non rispondere alle preghiere, no? Ma il Vangelo di Matteo, nei capitoli 5, 6 e 7, presenta Gesù, nuovo Mosè, che rilegge la legge mosaica con una marcia in più, secondo il Vangelo della salvezza che è venuto a portare. A un certo punto dice: chiedete, otterrete, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. E uno dice: boh, basta chiedere, avrò tutto. E invece non arrivano spesso le cose che chiediamo, ma c'è un versetto che si dimentica. Se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il padre, che è buono, darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Cioè, qual è la chiave per riuscire ad avere una preghiera efficace, dice il Vangelo? Chiedere cose buone. Le cose buone secondo la volontà di Dio, non secondo noi. Per cui impari a riconciliarti con quella preghiera meravigliosa che è il Padre nostro, e quando dici sia fatta la tua volontà, non hai paura. Ecco, Dio vorrà delle cose che saranno per il mio male, delle fatiche. No, no, Dio vuole il tuo bene, però vuole il tuo bene maggiore, che a volte va al di là o magari in contraddizione con quei beni minori che a volte sei tentato di preferire. Allora io dico, come insegna il Montfort, eleviamo tutte le nostre preghiere a Gesù attraverso Maria. Chiediamo un consiglio importante che dà il Montfort. Che le mani immacolate di Maria rendano pure e gradite a Dio le nostre preghiere, che sono sempre un po' zoppicanti, ma ogni richiesta la presentiamo in modo condizionato. Cosa vuol dire? Gesù, ti chiedo questa cosa attraverso Maria, se è la tua volontà, se no, non me la dare. E a quel punto si capisce perché la Madonna riesce anzitutto a invitarci alla preghiera, non tanto per chiedere delle cose, ma perché, dice nei suoi messaggi, divenga un'esperienza di gioia e di incontro con Dio. Vero, e perché ho voluto un po' approfondire questo argomento? Perché le persone che magari chiedono e pensano di non aver ottenuto la grazia che tanto desideravano, ecco, non devono rimanere deluse nella fede in questo.
E invece vorrei ricordare alle persone che ricevono la grazia tanto anelata di ricordarsi di ringraziare, perché anche questa è una parte fondamentale della nostra fede. Mentre parlavi mi è fatto venire in mente, proprio ieri ho letto un racconto sul fatto che comunque quello che Dio decide per noi è la cosa sempre più giusta. Ho appunto letto questo racconto, magari lo conosci, o magari lo conoscete voi amici che ci state seguendo, di un frate che ha chiesto a Gesù di poterlo sostituire sulla croce un pomeriggio in chiesa. E Gesù ha accettato e gli ha detto, però devi assolutamente stare zitto, non devi dire nulla, la conosci? Sì, il monaco Serafino. Sì, praticamente sicuro, perché io faccio quello che tu vuoi, si mette in croce, entra un ricco in chiesa a pregare e mentre va via perde un sacco di monete d'oro. E lui sta zitto, non gli dice niente. Poi entra un povero, vede quelle monete, le prende e le porta via. E lui di nuovo, ricordandosi della promessa fatta a Gesù, sta zitto. Poi però arriva un ragazzo che doveva prendere la nave e mentre era lì, il ricco è ritornato e ha accusato lui con i gendarmi di avergli rubato le monete. E a quel punto il frate non ce l'ha fatta e ha detto no, non potete arrestarlo perché io ho visto, insomma, lo ha salvato. Quando è tornato Gesù ha detto, ti avevo detto di stare zitto, quel ricco aveva perso le monete perché voleva fare un malaffare con quei soldi, quel povero le aveva trovate perché ne aveva bisogno, ma quel giovane tu non dovevi farlo, come dire, liberarlo dall'arresto che gli avrebbe salvato la vita, perché adesso è in mare in una barca che sta affondando. Lui era venuto a chiedere protezione a me e io gliel'avrei concessa, ma tu sei intervenuto. Quindi quello che noi consideriamo giusto, umanamente parlando, e anche qui rientra il discorso del non giudicare, perché veramente solo Dio conosce fino a fondo i cuori e quello che è tutta la nostra vita, nel presente, nel futuro e anche nel passato. E quindi ecco, solo questa piccola considerazione. Vuoi aggiungere tu qualcosa? Ma guarda, mi viene in mente il messaggio del 25 gennaio del 2001, quando la regina della pace dice: chi prega non ha paura del futuro, chi digiuna non ha paura del male. È un messaggio molto importante, perché sai che il 1 gennaio di quello stesso anno Maria, discendendo dopo l'apparizione sulla collina, ha praticamente ricevuto un'altra chiamata interiore e alla sera, 10:30 circa, si sono ritrovati e la Madonna ha dato quel messaggio molto particolare in cui dice: adesso che Satana è sciolto dalle catene, io vi invito, consacratevi al cuore di mio figlio, al mio cuore immacolato, che è l'invito alla consacrazione. Quando io propongo il Montfort, dico: guardate che ci conviene, cioè la Madonna ha detto, c'è un leone ruggente che va in giro cercando chi divorare, che è il diavolo, vi dico come mettergli la museruola, con la consacrazione a Gesù per Maria. Però uno dice, sì, ma come faccio concretamente a non farmi prendere dall'angoscia, dal timore, perché è una lotta spirituale impari tra l'uomo e il maligno. Allora, il mese stesso dice, il 25 del mese, chi prega non ha paura del futuro. E questa cosa non significa che la preghiera cambia gli avvenimenti in favore di chi prega e invece chi non prega, poverino, gli andrà tutto male. Dall'esterno le cose sembrano andare male per gli uni e per gli altri, anzi mi viene da dire che a volte per chi prega vanno quasi peggio, ma in realtà la tua preghiera ti ha tolto la paura. Cioè, quello che noi dovremmo capire, che è la vera chiave per essere liberati completamente da tutto quello che succede, è essere liberati dall'angoscia e dalla paura. E questo significa che le cose a volte magari non verranno risolte come spero io. Io ho l'esperienza di amici che avevano grandi crediti da esigere da persone che avevano aiutato in passato. Arriva il momento del bisogno per loro, chiamano e questi si negano, perché i cattivi pagatori esistono dappertutto. Gente di fede si mette a pregare: Signore, toglimi questa angoscia perché non so come fare. Arriva il momento in cui l'altro alza il telefono: oh, che bello, adesso mi dirà che può ridarmi quanto deve, e magari ti dice: non ho più il becco di un quattrino, quei soldi li hai persi. Ma questo mi diceva: io ho messo giù il telefono e cosa è successo? Per la prima volta in tanti anni, di fronte alla prospettiva di essere nella povertà, nella miseria, io mi sentivo sereno e lieto, perché la provvidenza esiste. Quell'altro amico che mi diceva era andato a pregare a Medjugorje per chiedere la guarigione per il tumore,
perché pensava: non ho ancora fatto sposare i miei figli, non sono ancora sistemati, come farò? E dice: la cosa miracolosa è che io sono tornato a casa nel giro di pochissimi giorni, restando fedele al rosario, ho avuto il riscontro medico che confermava la malattia e il peggioramento, e io stavo bene. Ho capito che il Signore aveva guarito una cosa ancora più pericolosa, perché se mi avesse tolto quel tumore, chi dice che poi non ne sarebbe venuto un altro, un'altra disgrazia? Ma ora so che lui si occupa di me. Ecco, a me colpisce questo perché mi fa dire che pregare con fiducia il Padre, approfondire il rapporto con Dio nella preghiera, vuol dire fidarsi sempre più di Lui. Quante volte la Madonna ci ha detto che in fondo la nostra fede è come una piantina che deve ricevere l'acqua fresca della preghiera. Perché tanti, dice, parlano di fede, ma non pregano mai. E se tu non preghi mai, alla fine non credi. Perché la fede come fiducia, come rapporto personale, quando è che nasce nell'anima? Quando incomincia a fidarsi di un Dio che conosce come padre buono. Ma per conoscerlo così, gli devi parlare. Se non c'è un dialogo profondo, ecco perché a Medjugorje la Madonna ha sempre insistito non tanto sulle preghiere, ma sulla preghiera del cuore. Io, se devo dire, la cosa più bella che ho incontrato a Medjugorje è fare l'esperienza della preghiera come un momento di gioia. Ho vissuto per tanti anni, anche per la mia formazione, la preghiera come un dovere. Era quasi come assolvere un compito. Posso anche essere libero e non accettare, non so, magari i tempi di Dio, posso dire no, le cose non vanno come ho chiesto, aspetterò, però le preghiere bisogna farle, no? Le preghiere fatte come un compito, quasi come se ci fosse un ragioniere, un contabile che fa degli scambi. E poi invece vai a Medjugorje e scopri che la preghiera è gioia, che non puoi farne a meno. Riesci a entrare nell'intimità con Dio. Io credo che la Madonna, quando ha detto agli inizi delle apparizioni che è venuta a Medjugorje perché c'erano dei buoni credenti, voleva dare a tutti la possibilità di convertirsi e ritrovare la pace, ma noi sappiamo che la pace vera la si trova soltanto ritrovando un rapporto personale con Dio. Perfetto. A proposito di rapporto personale con Dio, allora ci vuoi raccontare un pochettino? Tu hai aperto una comunità di giovani ragazze intitolato, tra virgolette, adesso non so come definire bene, comunque Sorelline del Cuore Eucaristico di Gesù, che tra l'altro ho avuto la gioia di vedere la testimonianza di queste ragazze giovanissime di una profondità spirituale strabiliante. Quando eravamo insieme a Medjugorje, siete venuti da Maria, appunto, a fare la vostra testimonianza. Io veramente sono rimasta senza parole nel vedere come delle ragazze così giovani erano delle giganti nella fede. Se ci vuoi raccontare qualcosina di questa tua comunità, e magari anche dire come poter venire a fare esperienza, Volentieri, volentieri. Guarda, in realtà devo dire che il Signore ha aperto lui le vie, le strade, le esperienze e diciamo che più che aver scelto io delle iniziative mi sono trovato a dover dire di sì a qualcosa che nasceva in maniera spontanea. Come insegnante, da 20 anni insegno filosofia e storia nei licei, mi sono trovato sempre a vivere anche iniziative di approfondimento della fede con i ragazzi al di fuori della scuola. Negli ultimi anni si era creato un bel gruppo di giovani che volevano approfondire il tema della fede. Eravamo andati insieme in pellegrinaggio anche a Medjugorje. E cosa succede? Che con il lockdown molti di questi mi hanno chiesto di non perderci di vista. Abbiamo cominciato degli incontri online di preghiera, di confronto su temi forti, la fede, la guarigione del cuore, la conversione. E abbiamo visto che un gruppetto si stringeva sempre più fortemente gli uni vicini agli altri, con l'esigenza di pregare meglio, bene, insieme. E mentre la pandemia lascia qualche piccolo spiraglio, viviamo esperienze forti a Medjugorje, con una comunità religiosa in Sicilia, poi con un ritiro vocazionale in montagna, e lì io mi sono sentito di proporre ad alcune di prendersi un impegno più serio, di camminare un po' più seriamente con una regola di vita, e nel giro di poche settimane loro mi hanno detto: ma perché non possiamo vivere insieme? Tre ragazze fa avrebbero fatto la quinta superiore, siamo nell'autunno del 2020, una si stava laureando in giurisprudenza. E abbiamo chiesto al parroco, c'era disponibile un convento, un ex convento francescano che ricadeva sotto il controllo della parrocchia, ha detto: guarda Diego, io non ho tempo di occuparmene, se te ne occupi tu, andate lì. E
e vediamo cosa succede. E abbiamo fatto un anno in un convento, un anno in un altro, incominciando a vivere la nostra preghiera davanti all'Eucaristia. Il cuore eucaristico di Gesù è fondato sul fatto che è una comunità che prega come in un monastero, ma accoglie come qualunque delle comunità moderne. Il bello è che queste ragazze che hanno 20 anni la maggior parte, 28-30 alcune, oggi sono cresciute di numero perché sono 6 le ragazze che stanno facendo questo percorso, è tale che ovviamente attira le ragazze giovani qui in comunità. Alcune vengono perché si parte anzitutto con l'adorazione eucaristica, altre vengono per un momento di scambio, di confronto, e la cosa che mi colpisce è che vengono tante persone anche lontane e rimangono colpite. Adesso siamo in una comunità nuova, una casa molto grande, a pochi chilometri da Casale Monferrato, e possiamo accogliere con più libertà, più disponibilità di una volta. Vediamo che anche la preghiera organizzata, aperta per quei pochi che hanno il piacere di intervenire, sta portando grandi frutti. In questi giorni le ragazze sono impegnate nel liceo della città, vanno a incontrare le classi, fanno testimonianza e dicono: anzitutto abbiamo una grazia grande, poter vivere davanti a Gesù, stare in comunità, perché questo è un tempo buio. Vediamo, dico Diego, vediamo di quei ragazzi così spenti, così senza speranza, che dobbiamo ringraziare Dio ogni giorno per il dono che ci ha fatto. Io dico esattamente così. E poi hanno scelto di fare un percorso di studi, perché sono tutte iscritte anche alla Facoltà di Scienze Religiose dell'Università Pontificia Santa Croce a Roma, che permette di studiare a distanza, per cui c'è anche un cammino formativo particolarmente intenso. Diciamo che questo è un po', io dico, una delle piccole luci che squarciano le tenebre dei problemi legati all'apostasia, al rifiuto di Dio, perché queste ragazze Dio lo stanno scegliendo, interrogandosi, quello che è un tempo di discernimento, che cosa Dio stia chiedendo a loro. Io quando incontro ragazzi che hanno 18-19 anni e dico: guardate che potete investire del tempo per ascoltare la voce di Dio. Chiedetevi non soltanto che cosa potrei studiare nei prossimi anni, ma che cosa Dio ha in mente di bello per la mia vita. Bene. Allora, visto che siamo arrivati un po' alla fine di questa diretta, vorrei concludere con due riflessioni fatte ovviamente da te. Come vivere questa Quaresima? E come vivere i messaggi di Medjugorje? Allora, parto dalla seconda, poi arrivo alla prima. I messaggi di Medjugorje credo che vanno vissuti come un dono del cielo. Noi possiamo avere tutte le nostre difficoltà a volte a vivere la fede in pienezza, senza farci condizionare dallo scetticismo e dal pensiero debole che sembra ormai imperante. Tuttavia, se immaginiamo che questi messaggi vengano dal cielo, con molto timore dovremmo accoglierli e con tanta devozione provare a viverli. La Madonna molte volte ci ha esortati intanto a non tradire i messaggi, cioè a dire esattamente come sono, no? Quante volte mi dicono non parlare troppo chiaramente del digiuno, perché poi gli italiani vanno in crisi. Dico: è vero, però la Madonna è molto chiara, il digiuno, la confessione, la messa, la parola di Dio, la preghiera. Alla fine i richiami sono quelli, che poi è il Vangelo, e se del Vangelo ne buttiamo via un pezzo, poi lo perdiamo tutto. Vivere i messaggi e non accoglierli soltanto con curiosità. Il discorso che facevi prima sulle curiosità apocalittiche o catastrofiste, io penso che porta chi va a cercare in tante altre presunte apparizioni qualcosa che magari può solleticare la curiosità, lo porta anche ad accogliere con molta leggerezza i messaggi di Medjugorje. Tanta ansia per riceverlo e poi il giorno dopo neanche più ci ricordiamo com'è. Allora noi in comunità, ad esempio, cosa facciamo? Abbiamo il messaggio appeso nel refettorio, per cui ogni pasto il messaggio si vede, e ogni sabato rileggiamo comunitariamente il messaggio del 25, meditandolo, in maniera tale che, come la Madonna chiede, questo messaggio del 25 sia un accompagnamento, è dato alla parrocchia, ma perché deve illuminare tutta la Chiesa, e anche noi siamo parte di quella Chiesa. E allora l'ultimo messaggio, abbiamo visto che la Madonna ci ha chiesto di indossare abiti penitenziali. No? A me ha colpito questa espressione, perché noi siamo molto attenti a quello, a come ci vestiamo, a come gli altri ci vedono, a cosa pensano di noi, ma quegli abiti di cui parla la Madonna sono abiti che si vestono dentro di noi. Allora provare a vivere una Quaresima di conversione autentica. A volte sembra che la Madonna non sappia quello che sta succedendo nel mondo, ma come? Siamo sull'orlo di una guerra mondiale e ci viene a parlare delle rinunce, delle penitenze, delle preghiere, della Quaresima? Eh sì,
Perché proprio l'uomo, che è consapevole di essere polvere, di essere fragile, vive questa sua fragilità come stimolo per una conversione che gli apre le porte di quella domenica di Pasqua in cui si potrà fare l'esperienza della resurrezione gloriosa di Cristo. Quindi penso che l'invito di Maria anche in questa Quaresima sia di non essere avari, essere generosi. Le rinunci, i sacrifici, i fioretti, i digiuni, le preghiere, tutto quello che possiamo offrire, anzitutto per le sue intenzioni. Il messaggio del mese prima ci diceva che c'è un grande progetto di pace che da Fatima passa per Medjugorje, riguarda il mondo intero e la Chiesa. Adesso ci dice come aiutarla a realizzarlo, offrendo le nostre preghiere e le nostre rinunce. Senti, avevo detto che erano le ultime due domande, in realtà ce n'è una importantissima, però è veramente l'ultima. Dimmi. Tante persone dicono: ma perché a Medjugorje la Madonna continua a dare così tanti messaggi da così tanti anni? Penso che questo veramente sia un nodo da sciogliere per tante persone. Io in realtà li vivo con gioia, meno male che continua a darci, però per chi trova questo, tra virgolette, difetto, che cosa gli vuoi dire, Diego? Allora, intanto Notre-Dame du Laus, Benoît Rancurel, ha apparizioni dal 1664 al 1718 e riceve tantissimi messaggi. Viene formata per fare la catechista del popolo e quindi 54 anni di apparizioni sono più dei 42 che stiamo vivendo con Medjugorje. Poi è vero che non aveva apparizioni quotidiane, mentre il grande fenomeno di Medjugorje è la Madonna che appare ogni giorno. I messaggi pubblici non sono così tanti, ma sono migliaia le apparizioni. Che cosa dicono queste apparizioni a noi? Che la Madonna continua a camminare tutti i giorni con l'umanità, che si avvicina a una tappa decisiva. La Madonna non ha detto in questi ultimi tempi, ma fin dal principio delle apparizioni, 17 aprile e 2 maggio 1982, queste qui a Medjugorje sono le mie ultime apparizioni. Dopo non apparirò più. Perché? Perché lei è venuta a concludere quello che, passando per Fatima, diventa il grande progetto di Dio attraverso Maria. Il trionfo del suo cuore immacolato. Sappiamo che c'è davanti a noi il tempo dei segreti, il primo combattimento escatologico, la donna vestita di sole che sconfigge il dragone infernale. In questo contesto, la Madonna, come una buona mamma, continua a ripetere dei messaggi che devono portare alla nostra conversione. Chi si lamenta perché sono troppi messaggi dovrebbe andare a vedere se l'umanità li ha accolti. Visto Esatto. che spesso la Madonna ci dice: guardate che molto di quello che accadrà dipende dalla vostra conversione, e allora dovremmo chiederci: ma io mi sto impegnando per convertirmi perché accada qualcosa di buono o sto semplicemente a guardare? E allora concludo anche dicendo che cambia molto la prospettiva con cui a volte si dicono cose apparentemente simili. Noi possiamo ricordare che ci sono i segreti, che abbiamo delle scadenze temporali che non sono tra 100 anni perché la Madonna ha dato 1000 indizi per dire: guardate che ogni momento può essere quello buono. Ma l'aveva già detto il Vangelo, non c'è niente di nuovo in questo. Vivi questo giorno come se fosse quello decisivo. E poi, se oggi concludo il mio pellegrinaggio terreno, e questo è più importante ancora, che non si accadono i segreti si possono anche vedere dal paradiso. Nel momento in cui la Madonna mi dice: guarda che molto dipende da te, allora se io faccio lo spettatore, mi metto a speculare sulle date, a fare le notizie, a chiacchierare in maniera superficiale o giornalistica. Se invece io vivo da protagonista e non da spettatore questa attesa, mi metto a lavorare su di me. Certo che posso dire, ogni volta che c'è un anniversario, il 25 giugno, o quando c'è il 18 marzo, il 2 del mese, ma sono date, sì, son date significative, l'ha detto la Madonna, ma io questa data l'attendo da spettatore curioso, per cui anche i messaggi li lascio poi andare nel dimenticatoio, o da protagonista cercando di viverli. Io penso che, visto che la Madonna ha detto che lei si sottomette alla nostra libertà, dovremmo guardarci bene dal prendere alla leggera i suoi richiami alla conversione ed essere grati per tutti questi messaggi. Mi ricordo quando padre Iosio, i primi anni che andavo a Scirocco Brigha a trovarlo, a Medjugorje, mi diceva sempre: guarda che siete beati voi che venite adesso a Medjugorje, perché quando finiranno le apparizioni, tanti si dispiaceranno di non essere andati per tempi, quindi dobbiamo veramente lodare Dio perché ci ha fatto una grande grazia. Certo, non bisogna rimandare la chiamata perché comunque non sappiamo se saremo vivi per poterne avere Certo. un'altra.
e soprattutto non sappiamo fino a quando le apparizioni dureranno. Quindi non è un supermercato dove si va a fare la spesa quando siamo comodi. Veramente no. A questa chiamata è importantissimo rispondere. Vorrei concludere con una piccola riflessione che faccio a me stessa e a tutti gli amici che ci ascoltano a voce alta. Tu prima hai detto, facciamo una riflessione, ma io mi sto convertendo. A volte è più semplice cercare di convertire gli altri, è un po' una fuga, no? Dal lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Allora veramente concentriamoci sulla nostra conversione personale, perché poi, come dice la Madonna, quando tornate a casa non parlate di Medjugorje, ma vivete quello che avete vissuto, perché le persone lo vedranno. Ecco, se noi ci convertiamo, le persone vedranno la nostra conversione e potrà essere un aiuto anche per la loro conversione, ovviamente anche tramite la nostra preghiera di intercessione, che è importantissima. Questo lo lascio un po' come un punto di riflessione personale, se tu vuoi aggiungere qualcosa assolutamente fallo pure. No, sottoscrivo in pieno, dico che la parola chiave è proprio quella della vita, si tratta di vivere Medjugorje e il messaggio di Medjugorje, che è un grande invito alla conversione, dove poi letteralmente basta prendere l'etimo latino, convertirsi vuol dire girarsi, cioè stiamo andando per la strada sbagliata. Tante volte la Madonna ha detto: vi guardo, siete persi, figli miei, tornate a Dio. Sono tutti verbi di movimento. Noi dobbiamo smetterla di allontanarci da Dio, voltarci sui nostri passi e ritornare a Lui, come ha fatto la Maddalena, che è stato poi in grado di riconoscere come il suo Signore colui che la chiamava per nome. Certo, ho letto mentre parlavi un amico che ha scritto: non è nemmeno facile comprendere il termine conversione. Infatti ho cercato di rispondere a lui mentre leggevo la domanda, richiamando proprio il senso letterale, dicendo proprio questo, che basta, questa conversione è proprio un dire: io mi devo girare verso Dio, sapendo che poi non c'è nulla di automatico, perché è vero che il Signore converte i cuori, no? Può prendere San Paolo, dargli un bello scrollone, però poi il consenso del cuore è affidato alla tua libertà. Questa è la realtà grande e drammatica della nostra chiamata a diventare figli di Dio. Bene, cari amici, siamo andati veramente fuori tempo, è talmente bello l'argomento, continuerei ancora, normalmente facciamo una mezz'oretta, siamo quasi a un'ora, quindi devo chiudere qui, però un invito per chi sente la chiamata nel cuore: noi andremo a Medjugorje dal 17 al 21 marzo per l'apparizione della veggente Miriana, saremo lì, chi vuole ci può contattare. Tu vai in quel periodo, Diego? No, purtroppo con gli impegni comunitari penso fino almeno a giugno non riuscirò ad andare. Anche Diego va a Medjugorje, quindi poi chi vuole nella sua zona informarsi, oppure se tu tanto pubblichi. No? Ma ormai non riesco più a fare i pellegrinaggi aperti. No, io dico, se volete ci vediamo là, perché con la comunità sono impegni H24. A giugno ci saremo, se ti becco vieni a farci una testimonianza. Volentieri. Vabbè. Detto questo, caro Diego, ci fai concludere questa diretta con una preghiera? Ce la guidi tu? Sì, molto volentieri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O cara Madonna, che sei la madre di tutti noi e regina della pace, ti affidiamo la Chiesa, il mondo intero, l'umanità ancora lontana dall'amore di tuo Figlio. Ti chiediamo di mettere tutti noi, i nostri cari, le persone che ci vogliono bene e anche quelle che ci fanno del male, sotto il tuo manto, per donare a tutti pace e protezione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ancora grazie, Diego. Il Signore ci benedica. Ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Grazie. Grazie Diego per la tua... Grazie a tutti voi che ci avete seguito. E infatti, per la tua partecipazione, grazie a tutti gli amici che ci avete seguito. Se potete condividete questa diretta, così tante altre persone hanno l'opportunità di poterla ascoltare. Grazie a tutti. Arrivederci.